Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetisti è Casella Postale 56 Marostica Vicenza. Allora, la trasmissione di questa sera è una di quelle trasmissioni che si presentano sempre un po' pesanti. Però prima di cominciare la trasmissione vi ricordo che il dibattito sull'intento è spostato per il giorno giovedì 27 giugno. Giovedì 27 giugno terremo a Marostica il dibattito, perché con i turni non ce la faccio. Non ce la farò neanche ad esserci per venerdì 28 giugno all'assemblea degli speaker, purtroppo ho i turni e non ce la faccio proprio. E siamo riusciti comunque a spostare il dibattito per giovedì 27 giugno e sarà solo il dibattito, nel senso che non faremo la pizza dopo perché non abbiamo la possibilità, visto che il venerdì dobbiamo comunque andare a lavorare. E il dibattito del giorno 27 giugno è il 19° dibattito sulla via occidentale della conoscenza, con il giorno dello stregone, e tratterà l'argomento l'intento. Negli ultimi due dibattiti, l'intento e l'arte del sognare, vi dirò le ultime cose della stregoneria. Cioè, mentre nei dibattiti precedenti mi interessava piazzare lo sguardo con cui guardavate il mondo e voi stessi davanti al mondo, negli ultimi due dibattiti vi do le idee con cui guardare il mondo. E le idee con cui guardare il mondo sono l'intento e l'arte del sognare. Pertanto l'appuntamento è per giovedì 27 giugno dalle ore 20.15 alle 20.40 via Montello 66, il nostro solito luogo di ritrovo. Da là ci spostiamo alla sala dei dibattiti e continueremo col 19° dibattito di stregoneria. Non posso purtroppo rispettare la scaletta che avevamo stabilito un anno e mezzo fa, perché da un anno e mezzo fa ho cominciato a lavorare coi turni in fabbrica e ciò fioi. Bisogna che ognuno si arrangi come può. Io mi arrangio come posso, voi fate quello che pensate sia utile fare. Allora, la trasmissione di questa sera, vi ricordo anche l'appuntamento di Francesco che vi ha dato la prima trasmissione. Domani sera si trovano a fare una festa, rito, un similare per il solstizio d'estate, cioè per l'avvento dell'estate. E Francesco ha dato appuntamento ad alcune persone, vi ha dato il suo numero di telefono, pertanto o lo contattate oppure vi collegate in internet e vi trovate i collegamenti. La trasmissione di questa sera invece, Francesco voleva prendere il mio posto per la trasmissione di questa sera, però gli ho detto che dovevo dire delle cose che ritenevo piuttosto importanti e che avrei voluto dirle comunque. Il problema è che la stregoneria è un'arte che va praticata quando si sta bene. Ripeto ancora il concetto. La stregoneria è un'arte che va praticata quando si sta bene. Quando non si sta bene, quando si sta male, quando si hanno problemi che ci travolgono, che ci ossessionano, che ci costringono a muoverci con tutto noi stessi, perché altrimenti il problema ci distrugge, la stregoneria non serve a niente. O meglio, la stregoneria non serve a niente se non la si è praticata prima. Pertanto, la stregoneria è un'arte che non serve per risolvere i problemi, ma è un'arte che serve per precedere i problemi. Come diceva Castaneda con Don Juan, quando Castaneda disse a Don Juan: ma tu con la stregoneria puoi fermare le pallottole? E Don Juan rispose a Castaneda: no, con la stregoneria io non posso fermare le pallottole che mi vengono addosso, però se io ho praticato stregoneria
posso fare in modo di non trovarmi in quella posizione per cui le pallottole mi verranno addosso. Bene, questo vale anche per le malattie, vale anche per le patologie psichiche, vale anche per i problemi sociali. La stregoneria non serve per risolvere il problema sociale, non serve per risolvere la patologia. La stregoneria serve per non trovarsi nelle condizioni di avere la patologia, serve per non trovarsi nelle condizioni di affrontare i problemi sociali. Questo concetto è fondamentale perché si oppone di sana pianta, cioè proprio è l'opposto di quello che è il cristianesimo vuol far credere che sia la stregoneria. Cioè il cristianesimo vuol far credere che la stregoneria è una pagliacciata rispetto al suo fermativento, alla sua miracolistica, al suo ti faccio vincere il terno al lotto e alle sue porcherie che il cristianesimo millanta con quella banda di criminali che sono i suoi santi, ma che poi viene riprodotto a livello sociale da tutti quelli che sono i maghi televisivi a quelli che presentano la soluzione dei problemi delle persone. In realtà la stregoneria è un'arte che non risolve i problemi delle persone, ma permette alle persone di vivere in maniera sana col mondo e fa in modo che le persone davanti al mondo siano nelle migliori condizioni possibili davanti all'imponderabile, cioè davanti a quelle cose che mai avrebbero pensato che gli arrivassero. Questa è l'arte della stregoneria e vorrei ribadirlo questo concetto. Ebbene, una volta che noi abbiamo ribadito questo concetto, che l'arte della stregoneria è l'arte per costruire noi stessi, questo però non significa che noi non ci serviamo della stregoneria anche quando abbiamo dei problemi. Perché? Perché la necessità che ci porta a studiare stregoneria o studiare paganesimo politeista non è quando noi stiamo bene, ma è quando dei problemi o delle contraddizioni ci assalgono. Allora, quando dei problemi e delle contraddizioni ci assalgono, diciamo, andiamo a vedere cosa dice lo stregone, andiamo a vedere cosa dice la magia. Però la magia non ti risolve il problema che tu stai vivendo, il problema te lo devi risolvere da solo. La stregoneria può fornirti degli strumenti, ma quegli strumenti sono tanto meno efficaci quanto più travolgente e ossessionante è il problema che tu hai. Se tu hai sufficiente potere per prendere in mano quegli strumenti, riesci a dare un po' di disciplina al problema che tu stai vivendo, riesci a disciplinare te stesso e riesci ad affrontare quel problema, superi quel problema, magari non è detto che lo risolvi, semplicemente lo superi, vai oltre e allora puoi costruire un cammino di stregoneria. Però, come principio fondamentale, la stregoneria, come a priori, non ti risolve nessun problema. Risolve i tuoi occhi che guardi il mondo e ti fornisce gli strumenti attraverso i quali affrontare il mondo. Nonostante questo, noi partiamo dai problemi. Perché? Perché i problemi ci rendono consapevoli che noi dobbiamo affrontare il mondo in maniera diversa. E i problemi che questa sera andiamo ad affrontare per riuscire a capire che il mondo lo dobbiamo affrontare in maniera diversa, li prendiamo da un articolo secondo me un po' sciocco e un po' becero, pubblicato da Starbene, testo è di Chiara Libero, e parla di una condizione, vediamo un attimo se la troviamo anche, perché sembra che sia sparita una pagina, come liberarsi della mamma e vivere felici. Ora, nella crescita dei figli, nella crescita delle persone,
c'è un momento della propria vita in cui per riuscire a crescere, per riuscire a vivere, è necessario che il figlio e la figlia ammazzino il padre e la madre. Ammazzare il padre e la madre non significa piantargli un coltello nella pancia. Ammazzare il padre e la madre significa troncare i legamenti che ci legano al padre e la madre. Ebbene, tutta la storia del cristianesimo e tutta la storia del cattolicesimo, se volete vi prendo anche i pezzi, in storia criminale del cristianesimo ci sono dei capitoli dedicati apposta a questo problema, e comunque esiste anche nella letteratura cristiana proprio degli elementi fondamentali, ed esiste nei 10 comandamenti il comandamento più criminale, più merdoso, più vigliacco, più farabutto, che è quello di onorare il padre e la madre. Credo che nessuna cosa più becera, più infame, più squallida, più sporca sia mai stata scritta da una mente umana che si spacciava per essere un Dio creatore. Veramente una vigliaccata del genere è di uno squallore infame. Solo per questo ogni cristiano va sputato in muso tranquillamente. Noi sappiamo invece, come pagani politeisti, che sono i genitori che devono onorare i figli. E i genitori possono onorare i figli solo se costruiscono se stessi. Cioè, se sanno affrontare le condizioni e le contraddizioni della vita e cercare le soluzioni ai problemi che incontrano. Se i genitori non riescono a fare questo e presentare ai loro figli la loro gloria e la loro infamia nei tentativi di risolvere i loro problemi e si limitano a mettersi in ginocchio, quei genitori vanno sputati in muso. Chiaro? Bene, prendiamoci un po' questo articoletto. Come liberarsi della mamma e vivere felici. Io un pezzo vi leggerò l'articolo e poi ve lo commento. Solo lei ha il potere di farti sentire una bambina di 10 anni, anche se sei sposata e hai un figlio. Solo lei sa come farti sentire in colpa, anche se accorri a ogni suo minimo cenno. Solo lei riesce a farti sentire insicura sulle dosi del risotto, anche se sei uno chef di un ristorante a 4 stelle. È la mamma adorata, cara, insostituibile e a volte insopportabile. Questo vale anche per certi padri, non è solo per le madri. Dalla dipendenza alla rabbia. La figura materna è centrale nella nostra vita. Se ci viene a mancare siamo incompresi, perché il suo accudimento ci è indispensabile per crescere, diventare adulti e indipendenti, spiega Giacomo Magro Grassi, psicoterapeuta presso il Centro di Analisi Transazionale Eric Bern di Milano. E il problema si pone quando la mamma non riesce a guidare le figlie, ma naturalmente il problema riguarda anche i maschi, verso l'autonomia, ma cerca di renderle legate a sé, usando ogni mezzo, tra cui il più illecito, fare leva sul senso di colpa. E fare leva sul senso di colpa è un mezzo illecito, ma io lo sottolineo 1 milione di volte, non una sola. Allora, ai normali legami di affetto e cura si sostituisce l'insofferenza e l'incapacità di ribellione. Per fortuna le buone mamme sono tante, sono quelle che rispondono alle teorie elaborate dallo psichiatra John Bowlby, aggiunge Grazia Attili, professore ordinario di psicologia sociale alla Sapienza di Roma. La mamma che riesce a insegnare alle figlie a cavarsela da sole, pur restando affezionata a lei, non è né soffocante né assente, ma presente al momento opportuno. È la mamma che risponde alle richieste della figlia, ma non le assilla con la sua presenza, sa instillarle una tale sicurezza da potersi permettere delle assenze, senza che lei si senta abbandonata e trascurata. Infatti, questo tipo di madri solitamente
o hanno un marito molto efficiente, o hanno due o tre amanti, o almeno 50 interessi che le coprono completamente. Per cui le figlie, sì, le figlie sono un lavoro che hanno fatto, però non sono il fine della loro vita. Le figlie o i figli sono una parte della loro vita, è un lavoro, hanno accudito i figli, li hanno fatti crescere, hanno fornito loro gli strumenti per diventare se stessi, però se ne sbattono le palle. Cioè, in fondo hanno mariti, amanti, hanno interessi, interessi intellettuali, interessi lavorativi, passioni, hobby, però i figli sono una parte importante, ma non la parte fondamentale, essenziale della loro vita. Queste sono le madri che funzionano. Secondo le ultime ricerche sugli studi di educazione, le mamme così, non perfette né ideali, ma brave, sono circa il 55-60% del totale. Cioè, praticamente, secondo questa psicanalista, di madri decenti, cioè che rendono indipendenti i loro figli o tendono a farlo, sono fra il 55 e il 60%. E le altre possono anche involontariamente, noi sappiamo che è per l'educazione cattolica, anche le prime. Però le prime si sono emancipate rispetto ai propri bisogni e ai propri desideri, ma quelle che non si sono emancipate dall'educazione cattolica sono le altre: creare problemi alle figlie e ai figli in misura più o meno seria, continuativi. Nei casi più gravi, chi ha subito un tipo di maternage, cioè dipendenza dalla madre, inadatto, finisce per accumulare dentro di sé una quantità infinita di rabbia che non sa come e dove sfogare. Hai presente le mamme che dicono alla figlia: mettiti la maglia di lana perché sono loro ad avere freddo? Sono donne che chiedono cure continue perché a loro volta non ne hanno ricevute a sufficienza. Però invece che incazzarsi rispetto a chi non ha dato cure a sufficienza a loro, riversano la loro inadeguatezza sui figli. Cioè, anziché ritenersi responsabili rispetto a un futuro da costruire o a un futuro da alimentare, preferiscono farsi servire da quel futuro perché loro hanno avuto dei problemi. Hai presente le mamme che dicono alla figlia: ma le chiedono alla persona sbagliata, alla figlia, che dovrebbe ricevere quelle stesse cure. Il meccanismo può arrivare a una vera e propria inversione dei ruoli. La figlia diventa madre della propria madre. È una situazione che impedisce lo sviluppo di una personalità autonoma. Con il viso rivolto al passato, che cosa accade a queste figlie una volta adulte? Possono restare gravemente invischiate, è il termine tecnico che si usa in queste situazioni, nelle relazioni con la famiglia d'origine, ma non solo riescono con fatica a impegnarsi in storie d'amore importanti, purtroppo il loro sentimento perenne è di conflitto con la madre, una rabbia che ha origini profonde. Le figlie di queste madri hanno il viso rivolto al passato, non al futuro. E sono quindi prive di energie per sviluppare e mantenere legami con il partner o i figli. E io voglio aggiungere, e in generale con la vita, con le passioni, con i desideri, con ciò che ci dà emozioni. Cioè, queste figlie sono state castrate dalle madri e la loro castratura la riportano nei rapporti della loro famiglia. Cioè, la madre ha ammazzato la figlia, stuprato la figlia, perché il termine corretto è stuprare la figlia, e la figlia nei rapporti col partner, nei rapporti con i suoi stessi figli, nei rapporti con la sua stessa vita, riproduce questo stupro. Ora, rendetevi conto che quando la figlia si sta rendendo conto che esistono queste situazioni conflittuali e si sta rendendo conto che col partner, con i suoi figli, sta riproducendo la stessa merda che gli ha calata sua madre, che razza di conflittualità in quella situazione familiare viene fuori? Cioè, da un lato
c'è la figlia che vorrebbe liberarsi da queste situazioni, magari 30, 40, 50 anni. Dall'altra parte c'è la madre che gli ha calato alla figlia questa dipendenza dei suoi bisogni, delle sue emozioni, dei suoi desideri, delle sue seghe, delle sue menate. Cioè non la madre al servizio della figlia per attrezzarla per il futuro, ma una madre che ha castrato e stuprato la figlia per metterla al suo servizio. Una figlia che in questa situazione sociale tenta di uscire da questa situazione, ma si trova coinvolta nelle seghe, nelle menate di quella troia di sua madre. Cioè, è una cosa allucinante, ma veramente allucinante. Cioè una madre che anziché avere un rapporto d'amore, di sesso, di passioni, di emozioni, di desiderio davanti alla vita, l'unica cosa che ha saputo fare è stuprare sua figlia. Ci rendiamo conto cosa significa questo? Anziché attrezzare sua figlia per affrontare il futuro e magari trovarsi 10 amanti, ha preferito non trovarsi 10 amanti e fregare e stuprare sua figlia. Così sua figlia, crescendo, stuprerà i suoi figli. Bello, eh? Questo meccanismo. E questo meccanismo, ricordatevi, che è stato costruito dal cattolicesimo. Il cattolicesimo, il premio che ha dato al padre padrone è stato quello di poter bastonare e stuprare i suoi figli e di massacrare di botte la moglie. È chiaro questo? La moglie, il premio che gli è stato dato alla moglie per la sua sottomissione è l'essere onorata dai figli. Ci rendiamo conto che meccanismo perverso questi luridi maiali di vescovi cattolici, di preti cattolici, di Wojtyla e i suoi loro predecessori hanno costruito? Hanno danneggiato, saccheggiato, mutilato, violentato l'intera struttura sociale. Poi alcune di queste persone vengono da me e hanno bisogno di uscire dalla loro situazione. E come faccio io a spiegargli che per uscire dalla loro situazione devono spaccare il culo alla loro madre? E come faccio a dire a quelle persone che i loro figli dovrebbero spaccare il culo a loro? Capite in che condizioni io mi ritrovo? Questi saccheggiano il sistema sociale e io mi trovo ad affrontare le contraddizioni che loro stessi hanno costruito. Dice l'articolista, e io ve lo ripeto ancora un milione di volte, non hai debiti con tua madre. Allora, ripeto ancora, ogni figlio non ha nessun debito con sua madre. Se sua madre non ha abortito, sono cazzi suoi. Chiaro questo? Non esistono debiti con la propria madre, il proprio padre. Loro vi hanno fatto nascere e hanno il dovere sacro di fornire ai figli tutti gli strumenti per affrontare il futuro. Non hanno diritto di sedersi su una sedia e dire tanto mi so arrivà, tanto mi faccio questo e basta. No, hanno il dovere di conoscere tutti i meccanismi sociali, hanno il dovere di conoscere tutti i meccanismi etici, hanno il dovere di conoscere tutti i meccanismi giuridici, hanno il dovere di conoscere tutti i meccanismi scientifici, hanno il dovere di farsi un mazzo tanto e di dire ai loro figli, io me lo sto facendo in questo momento, ma se tu cresci devi fornirti degli strumenti per affrontare il mondo in cui vivi. L'ignoranza è roba da Wojtyla, è roba da preti cattolici, sono quelle puttane come... non so, per esempio i costruttori di pace, una banda di idioti, una banda di mentecati, una banda di assassini che vanno a predicare la pace laddove li stanno macellando. Ma si può essere più scemi, deficienti, mentecati? No, si è cristiani. Noi abbiamo il dovere di conoscere tutti i meccanismi sociali. E dove non riusciamo a conoscerli, perché non ci arriviamo, perché non possiamo, abbiamo il dovere di dire al nostro figlio, figlio mio, io sono un idiota, fin là sono arrivato, ma guarda che si può andare oltre, ma mi non te posso portare oltre, però mi te dago tutto quello che mi ho costruito perché tu possa andare oltre.
E cocco bello, se tu non ammazzi tuo padre e tua madre tagliando i legamenti, è tuo padre e tua madre che tagliano i legamenti con te, perché quando io ho fatto tutto del mio meglio, tu devi camminare con le tue gambe. Però io non posso esimermi di non fare tutto il possibile. Naturalmente la colpa non è tutta della mamma. Le figlie che non riescono a tenere testa alla madre contribuiscono attivamente al perpetuarsi di un rapporto malsano. Interviene Anna Salvo, psicanalista, autrice di saggi sui rapporti fra madre e figlie. A poco si crea una rete fatta di piccoli ricatti, di ossessioni, di riti, una rete fortissima che non permette a nessuna delle due di iniziare una vita autonoma. Perché alla fin fine poi questo è il dramma, no? Cioè la madre ricatta la figlia. Quando la figlia viene castrata e stuprata perché non è in grado di liberarsi, l'unica soddisfazione che ha è il legamento con la madre. Allora la figlia ricatta la madre. Cioè, in realtà la forma più grossa di schiavismo è portata dagli schiavi. Cioè sono gli schiavi, cioè schiavi nell'anima, schiavi nella psiche, schiavi nel modo di vedere il mondo, che costringono altre persone alla schiavitù. L'uomo libero non ha bisogno di costringere gli altri alla schiavitù, perché lui costruisce se stesso. Il potere di essere non ha bisogno di possesso. Solo l'ideologia cristiana, che è basata sul possesso e sullo stupro delle persone, costruisce la schiavitù. Ma i cristiani sono degli schiavi. Sono degli schiavi in quanto ritengono se stesso parte di un gregge. Proprio perché ritengono se stessi parte di un gregge, devono costruire la schiavitù. E in realtà però lo schiavo va alla ricerca di meccanismi di adattamento e meccanismi di sopravvivenza. E la sua ricerca del meccanismo di adattamento e di sopravvivenza è rendere dipendente il padrone da se stesso oppure da una determinata condizione dalla quale può trarne profitto. Pertanto, in realtà, non è solo la madre alla fin fine che ha ricattato la figlia, ma è la figlia che per sopravvivere tende a ricattare la madre. Pertanto la madre non avrà mai 10 amanti e la figlia non sarà mai in grado di liberarsi dalla madre. Peggio ancora, se interviene il cosiddetto debito verso la madre, come spiega ancora Anna Salvi, è la necessità di dover provvedere alla sua felicità, di riscattarla dai dolori che può aver subito per qualche ragione. La figlia, a volte anche il figlio maschio, si assume questo compito che vive apparentemente come un calvario, ma in realtà come un trionfo. Solo lei è in grado di renderla felice e non permette a nessuno di prendere il suo posto. Pertanto esiste un'inversione dei ruoli. Per esempio, rifiuta di ricorrere all'aiuto di un'infermiera, pur avendo una possibilità economica, anche se la madre richiede cure continue, magari si lamenta ma non cede le redini. Oppure la figlia assume il ruolo del coniuge, che magari non c'è più o è latitante, finisce per accompagnarla ovunque, e così lei, la figlia, un compagno non lo troverà mai e avrà sempre un ruolo di secondo piano nella sua vita. Interviene Grazia Attili: il gioco, come lo si voglia condurre, ha sempre lo stesso ritornello. La figlia non si allontana dalla madre e passa l'esistenza a... vediamo un attimo se trova i segni. A prendersi cura di lei, o la madre si prende la cura della figlia. Naturalmente si ribalta lo scopo stesso della vita, che è quello di spingere i figli a guardare il futuro e a costruirsi una propria vita in tutta autonomia. Costruirsi una propria vita, costruire se stessi, guardare il futuro, ve lo ricordate? Guardare il tempo che ci viene incontro. Ma come si esce da questa situazione? Se la mamma è solo un po' esagerata nei suoi confronti, se cerca di tenerci legate a sé con qualche strategia più o meno scoperta, come quella di
raccontate in questa pagina, possiamo controbattere con parallele strategie di allontanamento, spiega Daniela Bavestrello, psicoterapeuta. Ricordiamo che non possiamo pretendere da nessuno la perfezione, che anche le mamme hanno diritto a qualche difetto e che a volte un pizzico di umorismo e un po' di comprensione fanno miracoli. Ma se il condizionamento è serio, può non essere sufficiente dire basta. In certi casi è persino difficile accorgersi di vivere quel problema. Il primo passo è rendersi conto che non è normale vivere in simbiosi con la madre a 30 o a 40 anni, tremare per una sua critica, occorrere a un suo cenno, continua Anna Salvo. Spesso i familiari o le amiche riescono a vedere con più chiarezza se i meccanismi della relazione con nostra madre sono patologici. Cerchiamo di non respingere le loro osservazioni, da qui potremmo partire per capire come muoverci. È importante tenere a mente che separarsi, differenziarsi dalla propria madre non significa volerle meno bene, ma fregatevene le vostre madri, cazzo, siete nati da una scopata, porca miseria, e se vostra madre e vostro padre non hanno goduto in quella scopata, sono cazzacci loro, cioè non avete veramente nessun debito. E se per caso una madre ha scopato male per avere una figlia, ma si cerchi 10 amanti, 20 amanti del sesso che vuole, non ci sono problemi, però fornisca a figlia o ai figli gli strumenti per affrontare il futuro, perché questo è il vero problema sociale. Anzi, può significare che cominciamo a capirla, vabbè, queste poi sono le solite serie da psicanalisti e allora la cominciamo a decadere. È importante tenere a mente che separarsi, differenziarsi dalla propria madre non significa volerle meno bene o abbandonarla, anzi può significare che cominciamo a capirla, a scoprire perché non è riuscita a darci quello di cui avevamo bisogno, spiega Grazia Tili. Se lei stessa non ha ricevuto al momento opportuno tutto l'affetto, l'amore, le cure, l'attenzione, la sicurezza, ma che cazzacci sono? E a me possono anche aver tagliato una gamba, possono avermi anche stuprato, possono avermi anche bastonato di botte, e allora devo comunque affrontare la vita e non posso riversare tutto questo sui miei figli, anzi devo fare in modo che i miei figli siano corazzati rispetto a questo, eventualmente siano più attrezzati di quanto ero io. Questo è il mio dovere. Cura, attenzione, sicurezza e guadagno diritto, come avrebbe potuto a sua volta trasmetterceli? Forse è arrivato il momento di riflettere sul rancore, di perdonarla, di spezzare questa lunga storia di incomprensioni, sì, prendere a caccia in culo, questo è l'unico sistema, e dipendenza. Andiamo avanti ancora, continuando a provare rabbia per lei non si arriva da nessuna parte. Una psicoterapeuta può aiutare, sì, e qua ci sono solite menate psicoterapeuti, sì, ma anche una relazione con un compagno, scusate, con un compagno, con un'amica, la nascita di un figlio, una storia positiva in grado di darci un'immagine diversa di noi stessi, non più la bambina incapace, dipendente in tutto e per tutto, in simbiosi con la madre che non la vuole lasciare andare, ma una donna in grado di voler bene e farsi voler bene. Qua secondo me scopano molto poco. Se facessero di più l'amore e pensassero un po' a costruirsi la loro vita, la loro indipendenza economica e fisica, sicuramente le cose andrebbero molto meglio. Bene, tutto questo è l'articolo di cui vi ho letto. Ebbene, in questo articolo naturalmente ci sono una serie di modelli comportamentali delle madri, però dal mio punto di vista tutto questo è abbastanza irrilevante. A me interessava mettere a nudo quello che è un problema importantissimo, cioè che all'incirca il 50% delle madri di questo paese, nonostante siamo nel 2002, costruiscono legamenti e sottomissioni rispetto ai figli per renderli dipendenti da loro. Cioè il 50% di persone in questo paese continuano a seguire quello che è quel principio becero, assassino, criminale, mafioso, delinquente dei cattolici, secondo cui i figli devono onorare i genitori e i genitori devono ritenersi padroni dei figli e
ordinano ai figli di essere obbedienti o ossequienti nei loro confronti. Questo principio, che è veramente un principio criminale e assurdo, sta intaccando l'intera struttura sociale. Ed era questo il discorso che a me interessava ad arrivare. Perché? Perché quando si fa un'azione rispetto a una persona, si dice, ma sai in fondo che cazzo ho fatto? Ora ero dipendente, mio figlio, da me. Ma cosa vuoi che significhi nel sistema sociale rendere mio figlio dipendente da me? Bene, significa costruire l'incapacità delle persone ad affrontare la vita. Significa distruggere il sistema sociale. Ebbene, dalla Repubblica del 15 giugno 2002 leggiamo: depressione è quasi epidemia. Depressione è quasi epidemia. Il male di vivere in Italia colpisce il 20% delle donne, casalinghe in testa, e il 12% degli uomini. Ma quando si entra nella terza età, complici lutti e malattie, la percentuale aumenta al 30% degli uomini over 65 e il 50% delle donne hanno disimparato a gustare il sapore dell'esistenza. Hanno disimparato a godere della vita, a vivere il piacere della loro esistenza. E questo grazie all'azione della loro madre e del loro padre, grazie al sistema educazionale. Cosa significa questo? Significa che buttare persone in depressione grave, significa togliere al sistema sociale delle intelligenze, significa aver impedito al 30-40% del sistema sociale di costruire la propria intelligenza, di vedere il futuro, di arricchire la propria vita sociale. In realtà si è impedito a circa il 30% di persone di essere ossequienti e rispettosi rispetto all'articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione. Per essere obbedienti e ossequiosi al comandamento dei cattolici, secondo cui i figli devono onorare il padre e la madre, si è sputato, cagato, vomitato addosso alla nostra Costituzione della Repubblica Italiana, esattamente articolo 4, comma secondo. Cioè, com'è possibile che un'organizzazione criminale e mafiosa di cattolici organizzino qualcosa che sia in contrapposizione e in violento atto di terrorismo, perché si tratta di atti di terrorismo veri e propri, rispetto alla nostra Costituzione? Ebbene, questi lo hanno fatto. Ma andiamo ancora avanti. Noi ci troviamo a vivere in un paese in cui la gioventù, senza passato né futuro, che narcisi i nuovi giovani. Questo è un identikit a doppio taglio tracciato dal rapporto Censis per conto dell'Osservatorio Europeo. Ebbene, le aspirazioni dei giovani sono queste: il 31,3% dei giovani vogliono fare ciò che fanno adesso, il 14,6% vogliono fare business, vogliono fare skate, l'8% vuole andare in televisione e fare spettacoli, l'8,4% pensa che ci sia una relazione con la solidarietà internazionale, l'8,1% vuol fare sport, qualche sistema, il 7,6% vuol fare comunicazione e c'è solo un 7,4% che vuol fare cultura. Ebbene, comici, spaventati e neppure un po' guerrieri, anzi, della guerra hanno il terrore, quasi quanto della pedofilia. Amano il lavoro che fanno e si professano soddisfatti, ma in realtà vorrebbero cambiarlo con un'attività senza regole fisse, senza superiori e possibilmente da svolgere in casa. Credono nelle istituzioni come la famiglia, nella quale vivono, in cui la donna deve occuparsi delle faccende domestiche, il loro modello di riferimento è se stessi, hanno molti amici e nel tempo libero tendono a fare sempre le stesse cose, quelle che le piacciono. Ecco i giovani italiani,
Secondo il ritratto del Censis, presentato a Roma. Giovani lasciati, ciao, al presente, a cura dell'Osservatorio Europeo sui Giovani, Franco Angelini Editore. Una fotografia in 90 pagine che descrive identità e aspirazioni dei giovani fra i 15 e i 30 anni, in realtà contraddittoria e a suo modo positiva, in cui c'è spazio solo per il presente e conta molto la voglia di affermarsi, e che riassume i giovani in quattro parole non proprio rassicuranti: indistinti, seriali, presentisti e con poca memoria. Lo studio presentato dalla coordinatrice del gruppo prende in esame un campione rappresentativo di 1500 giovani che comprende conviventi in famiglia 73,2%, con il partner 11,8% e in più piccola percentuale già sotto il proprio tetto. Sono studenti il 43,4%, lavoratori eccetera eccetera eccetera. Ma se troppo diffusa la stessa autonomia rischia di trasformare il panorama giovanile in una chiazza dai contenuti confusi, dove non per distinguersi è necessario l'urlo per quello della curva dello stadio, che è quello estremo del crimine clamoroso. Da qui all'allarme di Derrida, al quale fa eco quello del filosofo Dario Antiseri, membro dell'osservatorio, fra i giovani manca il riferimento a Enea, dice Derrida, che prende sulle spalle Anchise la memoria mentre conduce per mano Ascanio il futuro. E mentre il Presidente della Repubblica Ciampi saluta la ricerca del Censis con parole di ottimismo e elogio, l'osservatorio si interroga sul futuro che le vecchie generazioni sono in grado di offrire ai giovani, un futuro altrettanto confuso e dispersivo, fatto di 2950 diversi corsi di laurea, in cui si favorisce il boom di alcuni ambiti e i giovani se ne stanno e se ne vivono a casa sotto il tetto coperto della propria mamma. Ebbene, questo è il quadro che noi abbiamo della situazione in cui stiamo vivendo. Praticamente il cattolicesimo è riuscito a intervenire nella sua ultima fase di agonia nei paesi occidentali per impedire alle generazioni di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E quando la famiglia è intervenuta pesantemente sui figli, i figli non sono riusciti a conquistare il loro futuro. La pratica della stregoneria è una pratica che precede il problema, non tira fuori la persona dal problema. Ci si può organizzare per affrontare la propria vita in maniera impeccabile, si può affrontare la propria vita in maniera di autodisciplina, però se si dimentica tutto questo, o se tutto questo non è stato praticato perché non era a conoscenza, e arriva il problema, arriva la mazziata sulla testa, e si decide, dopo aver preso la mazziata sulla testa, di seguire un sentiero di autodisciplina o di impeccabilità, è necessario, prima di iniziare quel sentiero, di levarsi la mazziata dalla testa che si è presa. Pertanto, se ci sono casini nella propria vita, se ci sono dei problemi pesanti nella propria vita, lo stregone non può fare assolutamente niente. Possono fare qualcosa i cattolici, nel senso che i cattolici prendono voi che avete dei problemi e vi schiaffano in ginocchio e vi dicono: prega, 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 prega. E allora la provvidenza di Dio vedrai che ti risolve il problema con un colpo di bacchetta magica. Dopo magari vanno a arrestare il mago che con un colpo di macchetta magica ti ha fatto la ragazza scema, però ti dicono: prega, 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 prega. Per cui i cattolici possono fare un qualcosa, cioè prendere voi stessi e trasformarvi in una merda, costringervi in un gregge, fissarvi in un dato di sottomissione. Ma la stregoneria non può fare niente. Voi potete affrontare i vostri problemi con quello che vi è arrivato addosso. Se riuscite a superare quel problema e siete diventate consapevoli che superando quel problema siete riusciti
a comprendere che siete inadeguati rispetto a tutti i possibili problemi che nella vita vi arrivano, allora potete cominciare un percorso di stregoneria. Fate un po' voi. Il numero di telefono è 700 700 700 838 di Radio Gamma 5. Io vi ho detto quello che dovevo dirvi. E adesso, per dirvi una cosetta molto divertente, allora, io ho già detto in questa radio, adesso lascio i discorsi seri e vengo a una cosa più seria ma divertente. Pronto? Io Giampaolo. Ciao. Quando arrivi a prendere una fiaba sul serio, quella ti brucia il cervello, perché le fiabe prese sul serio sono devastanti. Certo. Ma lo dico convinto, perché è come, non so se riesco a spiegarmi adesso, è come voler fare il bambino a 30-40 anni. Certo. Il bambino ed è perfetto in quel momento, perché ha una percezione perfetta della sua realtà, ma in proporzione, se non evolvi poi, è un disastro. E questa gente, emanano delle fiabe affascinanti, e se riescono a prendere la vittima, quella è finita. Cioè distruggono veramente il cervello. Certo. È devastante. Scusa Claudio, è al sumano che fate così quel... Questo ha detto Francesco oggi. No, mi piacerebbe più che altro a livello storico, perché penso che sia una cosa interessantissima, indipendentemente adesso dal vostro discorso, però deve essere interessantissimo vedere determinati luoghi, proprio anche a livello... devi contattare Francesco, perché io non posso esserci, perché come turnista ormai non posso più fare certe cose. Va bene, okay, grazie. Ciao, Claudio. Ciao. Pronto? Ciao. Franco Agresina. Dimmi tutto. Beh, adesso so che tipo è un poco il periodo, non te che sì. No. Sì o no? Salterò le prime due giovedì allora di... Ti saluto e dopo ci sentiremo. Grazie. Prossimamente, no? No, ma secondo me mi ha messo un turno e un rientro. Farà tutto Francesco. Grazie. Piuttosto di niente, meglio così, dai. Solo con un lavoro da turnista potevo fare ancora trasmissioni, sai. Ascolta qua, dimmi. Una domanda sciocca, ma me la sparo è così... Domenica passata, che è il grande evento, più o meno gli hai detto sulle 300.000 presenze, no? Si parlava anche delle 100.000, Sì, va bene, insomma, chi quattro chi se n'ha. Secondo te, quanti sei che aveva fede nel loro Dio? Secondo me tutti. Cioè, nel senso che loro pensavano che avesse gioco una bacchetta magica e risolvessi i problemi del lavoro, i problemi di schei, i problemi di... Ora mi pare che si torna a casa a Magreti, però. Va bene, ora non era nessuno che credente. No, ciao. Ciao, grazie. Auguri, ciao. No, in effetti anche in quella cerimonia c'è stato più da ridere che altro. Abbiamo un padre Pio che è un assassino, ma è un assassino riconosciuto. Faceva parte delle organizzazioni Arditi di Cristo. Quando i socialisti vinsero le elezioni a Battipaglia, andarono in corteo e in festa per prendere il comune che avevano conquistato dal punto di vista elettorale. E gli Arditi di Cristo, di cui padre Pio faceva parte, spararono addosso a folle e ammazzarono 14 persone. Ma d'altronde, cosa volete che sia un padre Pio davanti a un Antonio da Padova che ne ha macellate ben di più di persone? Cioè, sono tutti macellai, tutti assassini che vengono elevati dai cattolici agli altari proprio perché hanno portato ricchezza alla Chiesa, hanno portato potere alla Chiesa. Infatti è la Chiesa la padrona delle persone, non c'entra niente con le persone. Va bene, volevo mettere una cosa divertente. Io avevo detto qui in radio, no? Con la partita Italia-Messico, io in effetti ho avuto un contatto con degli stregoni messicani e questi mi hanno detto che loro volevano far vincere il Messico e in realtà agli stregoni italiani non gliene fregava niente della partita di calcio, però sembra che per loro avesse invece una certa importanza dal punto di vista emozionale. Pertanto, vabbè,
Poi, sapete, gli stregoni fanno, però se uno sa giocare bene o sa fare bene le sue cose, stregone o non stregone, fa bene comunque le sue cose. La partita è andata come è andata, ha fatto 1-1, Messico non ha vinto, però sono passate tutte e due le squadre. Cioè. Il problema è che subito dopo quella partita il commissario tecnico dell'Italia, fra parentesi, appartenente all'Opus Dei, cioè a una delle più criminali organizzazioni cattoliche che esista, il Trapattoni, si è messo a fare dichiarazioni di questo genere: Dio c'è e mi ascolta. Allora, capitemi bene un po' questo, affermare Dio c'è e mi ascolta in una rappresentazione del genere vuol dire praticamente che lui intendeva stuprare i bambini dell'Asia. Cioè, questo è il senso della sua dichiarazione, non ha niente a che vedere con lui personalmente che dice vabbè ho vinto una partita, ho fatto questo, ma era un veicolo di introduzione o di rafforzamento del cattolicesimo in Asia. E a quel punto si sono rizzati i capelli a tutti gli stragoni, cioè non è più stata una questione di nazionalità o altre cose. Qua quando si tratta di stuprare l'umanità, di mettere l'umanità in ginocchio, qua i penotti si alzano a tutti gli stregoni di ogni paese. Io vi racconto questa, chiaramente quella che io vi racconto è una barzelletta, nel senso che non si può provare che quello che io vi dico abbia una realtà o non abbia una realtà. Voi prendete quello che io vi dico come una barzelletta, però nella barzelletta rifletteteci un pochino. Tutto là. Pronto? Sì? Ciao. Ciao Marco. Come è? Bene. Guarda che non ti sente mia tanto. Mi senti tu? Da Dio. Da me insomma. Gioca. Dimmi tutto. Niente, volevo salutarti che non tocca. Grazie. Che non ti chiamavi P. Mico, ho visto il tuo decalogo. Che cagata là. Sì. Ma stavo pensando di utilizzare, a parte che mi sei avuto anche il computer, per cui sono in difficoltà anche a entrare nei gruppi e anche a mandare mail. Però quel decalogo mi è abbastanza interessante, me lo sono tenuto là perché volevo scrivere qualcosetta. Già pregusto. No, ma su serio, che altro macaco è dentro l'Opus Dei? Sembrerebbe di sì, c'è una dichiarazione di Missori. E che lui è vicino all'Opus Dei, sembra che per un suo compleanno si sia fatto fare una messa proprio nei fratelli Opus Dei. Beh, comunque scusa, uno che ti spase l'acqua benedetta, insomma, cioè roba del genere, siamo a livello della, non dico della stregoneria spizza che può essere, non so, sciamanesimo bieco, ma siamo proprio a, non so, tipo a toccare il cornetto, il cazzo, insomma, roba del genere. Cava il fatto che proprio l'organizzava e messo in ritiro poi gli azzurri? Sì, ma infatti, ma questa è una roba che gli ha detto Mino, che quando si ha portato gli azzurri, che meglio che li portasse a cuore più che a messa, comunque, e gli ha portato a messa in Giappone, no? E il prete giapponese cattolico gli aveva mandato, dove sei Baggio? E lui non aveva convocato Baggio solo perché sei buddista. Mica perché non sapeva giocare. Ma dai? Sì? No, perché sì. Mi non segue mia Bayon. No? E ora non è che mi sia proprio. Baggio va il difetto adesso. So che le buddista, ma no. È un buddista un po' strano, è quello. Sì, ma è un gruppo di buddisti giapponesi oltretutto. Non mi ricordo il nome, se te lo dicesse, un nome che mi frulla per la testa, ma non vorrei sbagliarmi perché può essere anche un insulto. È un gruppo proprio di buddisti giapponesi. Neanche buddisti classici. Cioè non è legato ai tibetani o altre cose. Per cui naturalmente in Giappone aveva anche un certo nome, capito? Ma mi sapevi che gli era un uomo immagine per vendere magliette, questo aveva? Ma sì, ma c'è tante, ma non so, sono quello. Sì. Comunque a messa la famosa, che ho guardato per sbaglio, che era un dei giocatori del nazionale, anche un lacchè di Don Mazzi. Ah sì? Non so, Tommasi, sì. Qualche dei barbon, sì, 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 no? Sì, che sì, faccia sì. Là da Tommasi, sì. Che là è un super che lavora per Tommasi. Ma ti dico, guarda, amico, ho dei problemi grossi, no? Perché in effetti quando è morta la Balena Bianca, quando è morto, diciamo così, tutto quanto, no? Non si è sparì.
messi diffusi dappertutto. Capito? Per cui tutto è diventato cattolico. E praticamente stanno giocando a cattolicesimo di varie aree. Anche nelle arti marziali che nell'associazione dei cattolici. Sì, lo so. Lo so. Ma invece maestro sono rimasto qualche ora, 30 anni fa. Se vuoi diranno il privato, però sei rimasto qualche ora. Infatti sta addestrando mia figlia molto bene, sono molto soddisfatto. E chi? Posso fare il nome? Eh? Posso fare il nome? Olivato. Eh? Olivato, mi ricordo. Gianni Olivato, di Mestre. Fa Vado Ryu ed è una persona serissima. Lui è una palestra che sarà 4 metri e mezzo per 4 metri e mezzo, cioè un buso. Un figo. Però lui ha sempre fatto questo in una maniera onesta, corretta, assoluta. E lui insegna effettivamente arti marziali, ma davvero, in maniera seria. Ma a livello d'accademia, eh? Ma a livello, ma cioè fai la roba appunto quando mi sa sulle arti marziali, te parla d'accademia quando chi fa che tecniche da ballerini che in una situazione di pericolo non servirebbe assolutamente. No, no, insegna a pestare al sangue? No, 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 no. Lui insegna l'accademia classica del Vado Ryu. A me insegnava il Shotokan. È passato dal Shotokan al Vado Ryu, ma lo fa in maniera classica, che non è che non serve un cazzo, cioè non serve un cazzo per chi inizia, no? Chi vuol fare il furbo. Però in effetti serve quando superi un certo livello, cioè non serve per fare i spacconi. Pensavo mi viene fuori da un settore sport combattimento, li vedono un po' così chi là. Che cosa di ieri? Eh? Cosa ti facevi? Kickboxing, Thai box. Ma mi ho visto nascere il full contact praticamente, quando mi facevo palestra, no? Sì, è nato allora il full contact e semi contact. Uno dei due maestri che è Umi e che ha fatto campione dei medio massimo europeo dei full contact. E Mari sono anche lei? È Gianni Rugliancic. Rugliancic. Questo qua era uno dei due maestri che faceva a me, però dopo si era diviso tutti e due. C'è Rugliancic che ha continuato a fare il suo e praticamente si è sparito. Mentre invece sto Olivato che ha continuato a fare l'accademia. Ma si diventa veramente una roba. Cioè lui ormai ha il fisico che è anziano come persona, capito? Però ha un potere mentale che è quella sveglio, insomma. Infatti insegna a mia figlia, ti dico, sta portando a un livello da bijou, insomma. Sì? Bellissimo. Cioè sì, ma è una roba splendida. Sono veramente contento. Sarebbe vero? Ti dico, la palestra va a 4 metri e mezzo per 4 metri e mezzo. Ma fa privato ora? Sì, sì. Cioè, bisogna andare proprio là, cioè non è cioè, palestra classica commerciale che no, va... cioè paghi 60 caramelli al mese, è una cazzata. No, no, ma intendo dirmi che deve accettarti l'uno, lì è roba semplice. Lui accetta tutti. Ah. Lui accetta tutti quelli che si presenta. Dopo c'è il tempo che li seleziona, capito? Se la persona è seria continua, se la persona è casse fai casse, insomma. Lui non gli interessa questo, lui insegna tutto uguale a tutti. Ah, mi piacerebbe, perché sapevi che gli unici che faceva Vado Ryu era quel gruppo da Padova, non so se sai chi è. Loto. Grigio. Forse, no, non so, perché mi so che Vado Ryu è grosso che fa, cioè il capo dell'accademia è Loto, però con il suo nome. Sì, ma dopo te sa che le diverse associazioni. Sì, sì, dopo in altri gruppi sicuramente. Vabbè. Vabbè Marco, metto solo, dai. Vabbè, piacere sentirte. Anche a me. Vabbè. Ti sento anche in gruppo. Ciao. Ciao, ciao. Devo chiudere la trasmissione. Grazie a tutti. Mando immediatamente la pubblicità e ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie ancora per l'ascolto e vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao.